Una fiamma al giorno, energie dell'11 di dicembre. Scegliete la vostra variante, unice nero, luna, ametista. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci l'energia dell'11 dicembre per tutte le tre varianti. E qua c'è qualche cosa che viene fatto proprio concretamente. Qua c'è una dichiarazione d'amore, caspita ragazzi, qua c'è veramente, sì, una dichiarazione d'amore, un incontro, un ritorno, perché qua c'è un femminile che è amatissimo e le verrà mostrato, quindi attenzione che c'è un maschile che sta per mostrare quello che prova nei confronti del suo femminile. È qualcosa di potente, qua ci si muove qualcosa, qua c'è qualcosa che veramente viene mostrato, viene portato alla luce, perché il desiderio è troppo e l'amore è troppo troppo forte, quindi mamma mia, per qualcuno sarà veramente qualcosa di potente. Siate grati, uscite dalla situazione di illusioni, uscite anche dalle aspettative, perché questa situazione in realtà sbloccherà quello che vi sorprenderà. E quando io parlo anche nelle stese precedenti di rivelazioni d'amore, qua ci si sblocca qualche cosa, quindi attenzione a non bloccare le energie con le vostre aspettative, con qualcosa che riguarda gli schemi. Questa situazione uscirà completamente dagli schemi. E sì, qua comincia veramente qualcosa di nuovo, ma proprio al di fuori degli schemi. Questo cosa significa? Non che non sia materiale, ma semplicemente vi sorprenderà. Vediamo un po'. Luna. Ok, questa vuole uscire, la togliamo. Vediamo un po', ok, allora, ok, oh sì, allora qua mi stanno dicendo che c'è una comprensione profonda riguardo a situazioni d'amore che state equilibrando, quindi se ci sono ancora delle ferite, ve le state lasciando alle spalle perché state comprendendo qual è il problema, quindi qua ci sono veramente delle situazioni che si rivelano per quanto riguarda dei blocchi. Non abbiate fretta, lasciate che il tempo dell'anima possa agire, e quindi coi suoi modi, coi suoi tempi, perché la crescita, la vostra crescita sta avvenendo. Non abbiate fretta, non fregatevi da soli andando a come dire, a fissarvi su quelle che possono essere i tempi. Sto lavorando da tanto tempo, ma è qua e là. Ecco, lasciate che l'anima possa agire, fissate quello che è la luce e avrete dei motivi di gioia incredibili, perché come sta dicendo, l'anima vi sta guidando, lasciatela guidare e sarete sorpresi. Vediamo un po'. Ametista, ok. Allora, qua c'è un maschile che sta, caspita, mamma mia, qua anche qui mi parla proprio di tante tante emozioni, tanti movimenti di un maschile che sta andando verso il suo femminile. Anche qua comincia qualcosa di nuovo, perché un maschile vuole mostrare quello che prova nei vostri confronti, tutto l'amore che sta provando nei vostri confronti ve lo mostrerà. Fate un respiro profondo, perché qua si sblocca qualche cosa, riceverete abbondanza, e probabilmente perché avete fatto un lavoro enorme su voi stessi. Quindi provate proprio a mettervi nella ricezione, anche qui senza aspettative, lasciatevi stupire dall'anima, perché c'è un maschile che proprio vuole mostrarvi tutto quello che prova per voi. E sì, verrà alla luce, qualcosa si mostra.